Noi eravamo insieme il giorno prima a Stoccolma, c'era stato un congresso e la sera si pranza, si cena tutti insieme e lì c'era il presidente del congresso che poi, col senno del poi, abbiamo scoperto che era stato anche uno dei membri della commissione del Nobel. Saluta la Mondalcini, quasi certamente ci rivediamo, ha detto questo qui. La Mondalcini di per lì, non ho fatto caso. Ci avevamo fatto caso durante il viaggio in aereo, poi discuteva con la Mondalcini che diceva, ma non so perché ha detto queste cose, così domani è. Arrivati a Roma, poi a casa, appena arriva a casa riceve la notizia che lei era una, aveva vinto, comunque era stata nominata come vincitrice del Nobel per la medicina. Non se l'aspettava, anche se sospettava qualcosa di interessante poteva esserci. Si ricorda che cosa le disse quando ricevette la notizia ufficiale della conquista del Nobel? Ma lei non mostrava una grande entusiasmo, naturalmente era molto contenta, ci siamo visti il giorno dopo, perché lei ha continuato a lavorare, o comunque aveva in laboratorio come sempre. Quindi... La Mondalcini sa della notizia della conquista del Nobel e lei se la ritrova nel laboratorio poi, subito dopo? Sì, subito dopo, il giorno dopo, secondo... non è che nominata al Nobel lei poi trascurata il laboratorio. Ci ricorda l'occasione in cui ha incontrato per la prima volta Rita Levi Mondalcini e che impressione le fece? Credo nel 1967, l'impressione, io ero un tecnico e lei era anche allora una grande scienziata, l'ho incontrata qui a Roma, io venivo da Perugia, nell'Istituto Superiore di Sanità, era già membro dell'Accademia delle Scienze Americane, parlava con me e guardava il microscopio, una cosa, un'impressione da grande paura e mistero. Era una scienziata importante, ma si dà varie? No, assolutamente. Quella, tra l'altro, è una delle caratteristiche della professoressa, che ha sempre mantenuto anche dopo il Nobel, dopo essere senatrice, che era capace di, a distanza di 5 minuti di parlare con lo scopino o comunque una persona insignificante, con una donna di servizio, e poi dopo 10 minuti o anche magari anche presentare al pubblico, insomma una cosa... staccava il telefono, no, questa forse è una delle, forse si conosce meno, è una persona molto esigente, è stata sempre, cioè quando si lavorava. Si ricorda l'ultima volta che l'ha vista? Ma l'ultima volta che l'ha vista è stata una decina di giorni fa, abbiamo chiacchierato un pochino, lei era un pochino assente, però io ero convinto che ci andasse avanti ancora un bel po', tant'era, aveva un programma di organizzare un simposio che si facendo 4 anni, ad aprile. Quali sono, professore, le implicazioni della scoperta di Rita Levi Mondalcini, ossia il fattore di crescita neuronale? A che serve? Presto sarà utilizzata, ma così spero, per il glaucoma, per le ulcere corneali, forse anche per le ulcere della cute, e in prospettiva anche per la malattia di Alzheimer.